inizio io. Buonasera mister. Buonasera. La risposta probabilmente che si aspettano un po' tutti, la risposta che si aspettava per primo lei, immagino. No, totalmente così, avevo chiesto una risposta sul campo perché non c'è un altro modo da fare. E i giocatori l'hanno dato, hanno fatto una partita piena, i parametri giusti su tutto, l'efficacia, l'atteggiamento di squadra, la qualità del gioco, la gestione della partita. 3-0 in trasferta, hanno risposto come me li aspettavo sui parametri. Dopo il risultato viene, è anche un risultato importante, deve dare ancora più fiducia a questa squadra che non ha mai mancato di dare tutto, ma come ho detto ai ragazzi è solo metà strada di fatto in questa settimana. C'è da vivere e da prendere tanti punti in questa settimana, ovviamente 6 e hanno fatto la metà della strada, ma bisogna concentrarsi su domenica, è importantissimo. Mister, due cose, una tattica, volevo capire, sapere se per quale motivo nel momento in cui si fa male Keita non sceglie di lasciare quel sistema di gioco con il trequartista e poi se può dire oggi a distanza di un giorno se quella sfuriata di ieri ha avuto degli effetti sulla squadra o se è stata semplicemente una cosa casuale? Ma questo non lo so, io ho fatto solo in modo di difendere i miei ieri in conferenza stampa e di dimostrare come capo del branco il fatto che io sono motivato a mille e loro hanno dimostrato che lo erano anche loro oggi. Dopo sul cambio modulo gioco è per due cose, perché non avevo Adem Lajic e soprattutto perché ho visto anche la formazione del Sassuolo e che volevo avere un attaccante di più. La scelta prima di mettere Seydou Keita era per lasciare Pjanic trequartista e avere due giocatori veloci davanti. E allora bisogna adattarsi, la notizia è arrivata un po' tardi perché ha sofferto di questa mancanza di sensibilità Seydou Keita su una sciatalgia, sembra, e allora l'ho lasciato tranquillo per curarsi con i fisioterapisti che hanno fatto un bel lavoro perché ha potuto entrare e ha potuto giocare al 100%, ma c'erano meno rischi di farlo entrare che di farlo iniziare. Sì, può anche giocare là, sì, può anche giocare là, è vero. Come può finire, buonasera mister, per il secondo posto è favorita la Lazio per quel punto, ma c'è il derby, una sensazione, un aggiornamento? Per il momento non siamo alla penultima partita, che sarà quella, bisogna prendere il massimo dei punti prima di arrivare a questa gara, è per questo che... Come l'ho detto, bisogna solo guardare la prossima partita, fare di tutto per vincere, sarà l'Olimpico, avremo ovviamente bisogno del nostro pubblico, dei nostri tifosi, perché siamo sempre più forti ovviamente con loro, è più il momento di essere insieme, di lottare tutti insieme per ottenere questa qualificazione per la Champions. E dopo, quando arriverà questa gara e soprattutto quando arriverà la fine della stagione, faremo i conti e vedremo dove siamo e soprattutto se ci siamo riusciti su questo obiettivo che vogliamo tutti. E ovviamente i ragazzi hanno dimostrato che lo vogliono loro i primi e con tanta forza. Buonasera. Dumbia ha segnato un bel gol. Ha toccato anche qualche buon pallone, però è sembrato in linea di massima ancora abbastanza discosto dal resto della squadra. Lei cosa ne pensa? No, ha fatto un bel gol di centravanti, ha colto l'occasione e questo è molto importante. Anche è vero che non ha avuto il tempo di avere pressione perché ha saputo che iniziava tardi, prima del riscaldamento, ma mi è piaciuto il fatto che ha segnato perché è un bomber... Come lui li chiediamo, gli demandiamo di segnare, dopo ha bisogno anche di tempo di gioco con la squadra e per me è quasi solo la seconda partita che gioca. Aveva giocato a Cesena, aveva giocato contro Parma, ma avendo fatto il giro del mondo prima della partita e dopo ha giocato pezzettini di partite dove è difficile giudicare un calciatore.
Adesso spero che questo gol gli dà la fiducia necessaria, perché uno lo merita, lavora bene, e dopo, come lo dice lui nello spogliatoio, non vedeva l'ora di segnare e soprattutto non vede l'ora di aiutare la sua squadra, e ci ha aiutato tanto questa sera con il suo primo gol. Grazie. Buonasera.